Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Per il caso di oggi siamo in Australia, esattamente nella città di Sydney, perché vi racconterò la storia di Danielle Finlay Jones. Iniziamo. Siamo in Australia, nella città di Sydney. La città di Sydney è famosa per le sue attrazioni iconiche e per le spiagge assolate. Sydney ospita ad esempio la famosissima Opera House e anche il Sydney Harbour Bridge. Qui vive la giovane e bella Danielle Finlay Jones, chiamata da tutti Danny. Danny ha 30 anni ed è una ragazza molto bella, molto intelligente e molto molto solare, molto amante dello sport, tant'è che è capitano della squadra di calcio femminile Ramsgate Rams, club che frequenta e con cui si allena da ormai 25 anni. Danny è molto moltissimo legata alla sua famiglia, ai suoi genitori e a suo fratello Blake. Hi. Danielle here, Senior Vice President for Female Football, and it's Female Football Week. So I wanted to take this moment to reflect on what the club has achieved. Some 25 years ago, when I started out at Ramsgate RSL Football Club as a female footballer, we didn't have female-only teams. So I was playing with boys up until I was 12 years old. Fast forward to today, and we have fielded female-only teams from under 6 all the way through to all-age women. What an achievement. We continue to make strides within the community and push forward to promote female footballers. So well done everyone, and I hope you've all had a lovely week. Go the girls! Danny è davvero una ragazza luminosa, radiosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Ovunque sia, lei fa subito amicizia con tutti, è proprio molto socievole ed estroversa e cerca sempre di coinvolgere tutti gli amici in diverse attività. Oggi la squadra di Danny porta al braccio una fascia nera in memoria della loro capitana. E mamma Jackie, assieme al fratello Blake, fanno molta difficoltà ad andare a vedere le loro partite. Questo perché purtroppo Danny non può più giocare, non può più partecipare a questi match. Danny ha una migliore amica, una ragazza di nome Taylor Joseph. Le due ragazze sono davvero inseparabili. Taylor racconta di come l'amica fosse una persona solarissima, piena di energia, che amava ballare, bere con gli amici e ridere a crepapelle. Dice che Danny era sempre l'anima della festa. Poco prima di Natale 2022 però le cose iniziano a cambiare. Danny decide di iscriversi ad un'app di incontri chiamata Bumble per conoscere ragazzi della sua zona e, perché no, trovare magari l'amore. Lei iniziava a patire infatti il fatto di avere 30 anni e sentiva che il suo orologio biologico stava scorrendo troppo in fretta. Si era sempre molto divertita in ambito relazionale, non si era mai posta il problema magari un giorno di diventare madre oppure di sposarsi, però ora qualcosa in lei stava cambiando e voleva davvero qualcosa di serio. In particolare su Bumble viene colpita da un uomo di nome Ashley Geddy, di 33 anni, 3 anni quindi più grande di lei. I due decidono di vedersi e dopo soli 2 appuntamenti dichiarano di essere una coppia di fatto.
Al loro terzo appuntamento, Jackie, la madre di Danny, li incontra brevemente e conosce il ragazzo di sua figlia. La madre dice di non aver notato nulla di strano nell'uomo. Era gentile e inoltre aveva percepito che i due avessero avuto un vero colpo di fulmine. Danny inoltre le aveva raccontato che questo ragazzo aveva intenzioni serie, voleva una relazione fissa, voleva avere dei figli, voleva sposarsi. L'amica Taylor racconta che Danny era rimasta sicuramente attratta dalla personalità da leader di quest'uomo, che a suo dire era diverso dagli altri che di solito frequentava. Ashley, secondo lei, aveva una personalità più dominante, più da maschio alfa. E allora adesso arriviamo alla giornata del 17 dicembre 2022. Danny decide di portare Ashley alla sua annuale bevuta di Natale con gli amici. Era un incontro davvero particolare per Danny. La ragazza, infatti, non aveva mai portato prima d'ora nessun fidanzato davanti ai suoi amici. Era la sua prima vera presentazione. Era la sua prima vera relazione seria. Per tutta la serata Danny rimane sempre accoccolata ad Ashley e gli amici erano davvero felicissimi di vederla così. Così dolce, così felice, così innamorata. Durante la serata però accadrà qualcosa di strano che gli amici vedranno come una red flag. Durante un gioco di carte dove praticamente bisognava rispondere sinceramente a delle domande, a Danny viene chiesto se avesse mai vissuto un'avventura sessuale di una notte. Lei risponde di sì, d'altronde nel suo passato c'erano state. E Ashley a quel punto si gira verso di lei, dicendole che non gli aveva mai detto di aver avuto un'avventura di una notte prima d'ora. A quel punto l'uomo si era alzato e se n'era andato dal tavolo, sedendosi però poco lontano da lì, per poi mandare a Danny un messaggio con su scritto «You fucking lie, tu mi menti». Per tutto il resto della serata lui aveva continuato a mandarle messaggi, nonostante fossero seduti davvero abbastanza vicini, per poi prenderla in disparte e parlarci per circa 20 minuti. Dopo 20 minuti i neofidanzatini erano tornati al tavolo, a sedersi l'uno accanto all'altro e per gli amici, dunque, era tutto risolto. Alla fine della serata andarono a dormire tutti a casa di Taylor. Si misero a letto all'incirca verso 1:30. Ad un certo punto, durante la notte, il fidanzato di Taylor la sveglia e le chiede se sentisse anche lei quei rumori strani, quei rumori che sembravano derivare da un rapporto sessuale. Taylor a quel punto rise, si girò dall'altra parte e si rimise a dormire, d'altronde poteva essere una cosa del tutto normale. Almeno fino al pomeriggio seguente, quando gli unici a non essere ancora scesi giù ed usciti dalla loro camera erano proprio Danny e Ashley. Taylor decise di andare a bussare, ma non sentendo nessuna risposta, entrò nella camera da letto. A quel punto la ragazza vide Danny sdraiata a letto e ricoperta dal lenzuolo. Una volta tolto, si rese conto che l'amica era piena di sangue in volto e capì subito, purtroppo, che Danny era morta. A quel punto, istintivamente, Taylor inizia ad aprire tutte le porte di tutte le stanze per cercare lui, per cercare Ashley, ma dell'uomo non c'era traccia in casa. Venne subito chiamata la polizia e quando gli investigatori arrivarono sulla scena del crimine capirono subito la causa della morte della povera Danny. La ragazza era stata uccisa con colpi alla testa, era stata strangolata e quindi era soffocata. Ashley Geddy venne arrestato 2 giorni dopo l'omicidio, dopo che la polizia lo cercò e pedinò tra i boschi delle Blue Mountains
e fu immediatamente accusato dell'omicidio di Danielle Finlay Jones. Dopo il suo arresto si scoprì però qualcosa di molto molto importante che fece arrabbiare tantissimo la famiglia di Danielle. Si scoprì che in realtà Ashley era un criminale seriale con diverse denunce di violenza domestica, per cui era già finito a processo. 5 donne infatti gli avevano fatto causa in passato. Nel 2021 era stato dichiarato anche colpevole di aver aggredito una sua ex fidanzata cercando di soffocarla e poi perseguitandola. Il magistrato all'epoca però aveva deciso che Ashley era a basso rischio di recidiva e lo aveva condannato al servizio comunitario. Nel 2022 era stato poi accusato di aver aggredito un'altra donna e solo 6 mesi dopo quell'aggressione Ashley ucciderà Danny. Insomma, Danny non era stata la prima donna a subire violenze da quest'uomo, era semplicemente la prima ad averci rimesso la vita. Danny's not the only victim here, right? There were many other victims, and some of them did come forward to try and do something about him. So in that sense, maybe the justice system did fail Danny, but not just Danny, but also the other victims as well. There's several things that I think need to change. One of them would be the dating apps now. So police checks need to start being brought in for that. And then both sides need to come to parties, so the police also need to make it more easily available for the apps. Il sistema giudiziario dunque aveva fallito, lasciando uscire un pericoloso criminale per una semplice cauzione. Se Ashley Geddi fosse rimasto in carcere come avrebbe dovuto, o se fosse stato maggiormente controllato, a quest'ora la povera Danny sarebbe ancora in vita. In Australia, infatti, bisognerebbe inasprire le leggi sulla cauzione per violenza domestica o comunque per violenza verso terzi. È uno degli stati, infatti, con il maggior numero di femminicidi al mondo. Il fratello di Danny parlò anche in merito a queste app di incontri che dovrebbero essere maggiormente controllate per evitare che si possano iscrivere innanzitutto persone con trascorsi criminali. Il problema però dovrebbe essere esteso a tutti gli ambiti. La polizia australiana vorrebbe infatti creare un grande database accessibile a tutti per poter controllare qualsiasi persona che si conosce e il suo trascorso penale. But our main goal is for everyone to have fun, come as a team, be a family, and just get a bit of fun out of it. You know, we've had a tough time the last year. So what better way than to come meet some new people, kick a ball around, enjoy your weekend. Purtroppo però pare che giustizia non potesse proprio essere fatta per Danny. Prima che iniziasse il processo ad aprile 2024, quindi da pochissimo, Ashley Geddi si è tolto la vita all'interno della sua cella di prigione. Per la mamma di Danny è stato davvero un durissimo colpo. Lei voleva che l'assassino di sua figlia venisse condannato e che passasse tutta la sua intera esistenza in carcere, pensando a ciò che aveva fatto. News, just that Ashley Geddi's presumed dead. I think I just crouched down and nearly screamed and said no. Do you think it's a cop-out? I think it is in a way. I think it's really awful to take someone else out and then take yourself out. Like, you've got to face the consequences for what you've done. A sud di Sydney, una scuola, la Bates Drive School, è stata intitolata proprio alla memoria di Danny. Proprio lì, infatti, lei insegnava. Ed è stato creato anche un giardinetto commemorativo, dove è anche presente un pallone da calcio, il suo sport del cuore.
mentre all'interno del campo della squadra di cui Danny era capitano è stata installata una panchina in sua memoria, dove la mamma porta spesso una rosa e la ricopre di petali, fiore che sua figlia adorava. Infatti era una grandissima fan del cartone Disney La Bella e la Bestia. Chiaramente ora la famiglia di Danny è molto attiva riguardo le tematiche sulla violenza sulle donne. La mamma e il fratello di Danny partecipano infatti a diversi eventi di sensibilizzazione contro la violenza domestica e contro i femminicidi. Did we know less than a month later? Our lives would be torn apart with the tragic passing of my daughter, Blake's sister, Judah DV. They're now putting their energy into speaking out against domestic violence and remembering Danny. Domestic violence does not discriminate. It does not care who you are. To be able to be part of this walk is to show our solidarity to past victims and trying to keep our loved ones alive and safe. La tristissima storia di Danielle Finlay Jones termina qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e alla prossima puntata di Real Crime.